Ok, adesso assaggio questa che si chiama Guihuatang Yumiao, che è anche lei tipica di qua, è dolce ed è super... Questo video è una bombetta di calorie di Nanchino. Ci sta, non me l'aspettavo fosse di buona. Sono stato in questa bellissima città per una giornata. Come al solito, se siete a dieta non guardate questo video e benvenuti al sesto episodio dello Street Food Cinese. Ciao ragazzi, sono all'interno della Shanghai Railway Station, sto per andare a Nanjing, a Nanchino, quindi oggi un altro viaggio. Nel frattempo mi sono comprato un Bao's come l'altra volta, che è bello caldo. Io vado con l'assaggio, sempre solo con la pasta di fagioli rossi, questo è il mio preferito. Mi fa sorridere quando lo mangio, è troppo buono. Ragazzi, se provate a farli, mandatemi le foto su Instagram o taggatemi così li vedo, vediamo chi lo fa meglio. Ok, sono entrato, adesso entriamo dentro. Eccoci. Bello il bagno. Io prendo sempre vicino al finestrino. Il treno comunque è di una comodità assurda, cioè è larghissimo, molto più largo dell'aereo. Guardate i piedi, c'è tutti questi spazi. Ok, sono arrivato. Devo dire che è un po' grande questa stazione, è un po' dispersiva. Sto cercando il taxi, è gigantesca. Ok, sono arrivato, questa è la stanza, questo è l'hotel che si chiama, in inglese si chiama tipo campanile Cambogiodien, e in inglese si chiama campanile Nanjing Xingjiekou. Sotto nella reception c'era anche il robottino, questi robottini in pratica sostituiscono il personale, in pratica quando c'è da fare una consegna nella camera, per esempio da bere, qualcosa da bere o qualcosa da mangiare, programmano il robottino va direttamente da solo nell'ascensore, sale su, va nella camera, poi squilla, che ne so, il campanello, poi consegna il mangiare agli ospiti, che è fighissimo. E adesso si è già fatta sera, ci ho messo un'ora per arrivare con il treno, sono le 7:30 e non ho ancora mangiato, quindi andiamo a mangiare qualcosa. Mi sono fermato qui in questo ristorantino a provare praticamente quasi come degli Xiaolongbao con dentro i gamberetti, 4 grandi per 15 yuan, 2 euro. Hanno sopra un pisello, ma c'hanno dentro la carne, io li avevo ordinati con il pesce. A me non sembrano gamberetti, però è buono. Però qui c'è il pisello, non so perché gli hanno messo sopra il pisello così. Ok, adesso c'è dentro anche il gamberetto, in questo è un mix di carne e gamberetto, vedete, esce giù tutto il succo proprio. Ci sta, si mischia molto bene. Adesso ho preso questa specie di piadina che ci ha messo dentro l'uovo, la fritta, ci ha messo dentro l'uovo, poi una foglia di insalata e del pollo, che sembra molto buona e croccante. Vado con l'assaggio. È buona, è croccante, buonissima. Questo pollo e l'insalata danno un tocco veramente, ci sta, veramente questa mi sta piacendo molto, non me l'aspettavo fosse così buona. Il giorno dopo siamo andati a un posto dove si fa colazione, che è stato fondato nel 1912 ed è ancora tale e quale. Qui fanno prevalentemente cucina leggera con molte verdure e sono piatti musulmani. Pieno di roba, ragazzi. Io inizio con i guotie, che sono buonissimi, sono tra i miei preferiti, direi. Eccoli qua. Ciao, aceto. Sì. Questi guatier sono buonissimi, pieni di carne all'interno, sono croccanti. Cresce che di giangia ci esce male. Ok, lo provo nell'aceto. No. È buonissimo questo. È croccante e la carne dentro è molto, molto tenera. Wow. Ok, adesso assaggio questa che si chiama Guihuatang Yumiao, che è anche lei tipica di qua, è dolce ed è super... (ride)
È buona, è tipo un po' gelatinosa, dolce, molto dolce. Bisogna assaggiarla se si viene a Nanchino, perché è tipica di qua. Cioè la mangiano solo qua. È fatta con il guaihua, che è un fiore, e il loto, la farina di loto, che la rende così appiccicosa, insomma. Adesso io vado con il baoz dentro le verdure. Molto buono. C'è dentro un sacco di verdura. Questa è la verdura che c'è dentro. Adesso provo questa zuppa, che è fatta con l'interiora della pecora. Ci sono anche i polmoni all'interno, il sangue e altre cose, però ho deciso solo di provare la parte dove non c'è niente a parte il riso. Il riso è buono, con una zuppetta. Si sente che c'è un retrogusto di interiora, un po' salato, si sente, diciamo, il sangue. Adesso provo il raviolo, che è con dentro le verdure ed è fatto al vapore. Buono, ripieno di verdure, leggermente salato. Provo lo shaomai, che è gigantesco, l'ho distrutto con le mani, l'ho aperto con le mani e lo assaggiamo così. C'è dentro la carne, lo shaomai è pesante, c'è dentro il riso appiccicoso. Dopo la colazione siamo andati in un posto nuovo che ha aperto quest'anno e che mi è piaciuto veramente tanto. Siamo arrivati in questo posto che si chiama Yuanbouyuan, dove all'interno ci sono praticamente 13 diversi, diciamo, monumenti che rappresentano 13 città del Jiangsu, e quindi visitando questo posto si possono vedere le 13 principali attrazioni di tutto il Jiangsu. Jinyanlou, e qua dentro, salendo in alto, si può vedere tutto il Yuanbouyuan dall'alto. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace, che è molto importante se volete vedere altri video di viaggio. Questo è il giardino di Suzhou, bellissimo. Passiamo sotto le rocce. Usciamo tutto. Sembra di essere tipo a Singapore, non c'è un posto del genere tipo a Singapore, no? È spettacolare. Qui ci sono anche ottimi ristoranti con lo standard Heijenju, la perla nera, che è uno standard cinese di alta qualità. Ci siamo fermati qui in questo ristorante a provare del cibo, che però è tipico di Pechino questo ristorante, quindi ci sarà un po' di cibo pechinese. Dopo l'assaggio, strabongola. Sono buone, ma sono un pochino piccanti. Sono fatte piccanti, ma ci stanno, non troppo. Ok, sono arrivati altri piatti. Questa è carne di maiale, è fatta tipo come l'anatra di Pechino. Qua c'è anche la piadina per mangiarla. La carne, che è tipo dentro la piadina, ho messo dentro di tutto. Questa è buona, è molto tenera la carne, si scioglie in bocca anche perché c'è tanto grasso. Adesso provo questo, che si chiama Ludagwe. L'avevo già provato, è fatto con il riso appiccicoso, praticamente la pasta è diventata pasta, insomma, e dentro c'è dosha, che è pasta di fagioli rossi. Questo interno, buono, questo ci sta. Quest'altro invece si chiama Yundoujuan, è la prima volta che lo assaggio, non so. Anche lui è buono, è pesante, anche lui ha dentro dosha, la pasta di fagioli rossi, quindi è dolce anche lui. Ok, qui al Yuanbouyuan abbiamo finito, adesso torniamo indietro, circa 40 minuti di macchina, e andiamo a Fuzhou. Adesso siamo arrivati in questa zona, che è un'area adesso pedonale. Alla fine c'è anche un tempio, e un tempio Confucio. Sono appena diventato un guerriero di arti marziali. È un vestito tipico della dinastia Ming Chao. Questo è un posto speciale di Nanchino, ovvero il Tempio di Confucio, che era anche la sede degli esami imperiali. A vedere il Tempio Confucio Fuzhou, e questa era praticamente la sede degli ex esami imperiali. Facevano qua, facevano proprio degli esami qui. Il tempio è veramente bellissimo, ragazzi, ed è wow, illuminato così è uno spettacolo. Ok, adesso siamo venuti qui a Laomendongjieju,
che è un'area pedonale dove mangeremo l'ultimo pasto. Ok, per finire provo questi che sono spaghetti freddi bianchi. Ci stanno, sono un pochino piccanti, li hanno fatti, ma sono freschi. È la prima volta che li provo, sono tipici di qua. In pratica li fanno così, la grattugia praticamente lo mette dentro lì. Sto provando questo che è fatto con carne di maiale all'interno, che ho messo, si mette dentro questo mantou che è un panino cotto al vapore, e ci sono all'esterno anche delle verdurine. Questo è buonissimo, è tenero, è buono. Ok ragazzi, sono tornato a Shanghai, è stato un bel viaggio, mi è piaciuta molto Nanchino per quel poco che ho visto. Mi sono fermato solo un giorno, mi è piaciuto tanto il Yuanbo Yuan, quel giardinone gigante dove all'interno c'erano tante rappresentazioni di diversi giardini, diversi monumenti di tutto il Jiangsu. C'era anche tipo il giardino di Suzhou in miniatura. È un posto nuovo e quindi se passate lì andate a vederlo, perché è nuovissimo, è appena aperto. Se volete vedere più video di viaggio, per favore lasciate un mi piace, è molto importante. Non dimenticate di iscrivervi se siete nuovi, attivare la campanella, e ci vediamo al prossimo video.